Eccoci qui a tutti gli amici di Rete 55 Sport per la quinta giornata, girone di andata, campionato in Serie B di basket. Quest'oggi qui al Palabertelli abbiamo la San Giorgese che affronta la Broetto Virtus Basket Padova. Brutto scivolone in trasferta per la Sanjo dopo tre risultati positivi consecutivi, brutto scivolone in quel di Vicenza con una partita persa in malo modo con un distacco direi importante, e la Sanjo oggi cerca il riscatto sul parquet amico del Palabertelli. Buono il colpo d'occhio di pubblico, insieme a me Davide Cannata, ex Sanjo, che ci farà da commentatore tecnico. Ciao Davide. Ciao a tutti, buona partita. Allora, mentre prosegue il riscaldamento delle squadre in campo, abbiamo la Virtus Padova, due punti in classifica, vittoria agli ultimi secondi con Mortara, e la Sanjo, sei punti in classifica, prime tre partite del campionato positivissime, scivolone esterno con Vicenza. Ci sta, squadra giovane, squadra molto giovane la nostra, ci sta tutto, uno scivolone esterno, questo però non ci deve far perdere né la fiducia né la voglia di continuare il progetto Sanjo. Vedremo oggi se il Palabertelli potrà assistere al ritorno della Sanjo delle prime tre giornate o meno. Sì, vedremo oggi, i ragazzi di riscaldamento sembrano carichi, siamo fatti per fare bene e l'abbiamo dimostrato nelle prime tre partite, e vedremo subito come sarà il primo approccio in campo dei Draghi. Mentre le squadre hanno guadagnato la panchina e prendono gli ultimi suggerimenti dei rispettivi tecnici, dal tecnico di Padova, Frison Massimo, e gli assistenti Primone e Pomes. Mentre il nostro staff tecnico con coach Gandini, Davide Roncari e Silvano Piccarelli si sta dando le ultime direttive per affrontare al meglio questo primo quarto, 39 secondi all'inizio della gara, e gli arbitri stanno raggiungendo il centro del campo per dare il via a questa contesa. Ricordiamo gli arbitri, il signor Menoni Alessandro di Salso Maggiore Terme e il signor Silva Marco di Seregno. Vediamo, siamo in attesa di capire quali sono i quintetti di partenza delle due squadre. Vediamo un po', allora, per quanto riguarda Padova abbiamo il numero 6 Canelo, il 21 Tucci, il 20 Salvato, il 4 Mabilia, il 34 Crosato. La San Giorgese risponde con il consueto quintetto di partenza col capitano Daniele Benzoni, Robocop Pietro Ponzelletti, classe 97, Alessandro Priuli e Mattia Samurai Deruvo e Andrea Tassinari. Vediamo, siamo tutti in attesa di capire quali saranno i risvolti di questa gara importante anche dal punto di vista psicologico per i Draghi. Palla 2, Alessandro Priuli salta con Tucci, palla conquistata da Padova, Mabilia, Canelo, Crosato, ancora Mabilia, muove la palla, Tucci, Canelo, il numero 6 di Padova, palla per Tucci, lungo, nero-verde, non va, rimbalzo di Ponzelletti, buona difesa della San Giorgese. Riparte Pietro Ponzelletti, il capitano Daniele Benzoni, Mattia Deruvo, il samurai, attende l'uscita di Andrea Tassinari. Benzoni, il capitano, duello con Canelo, classico movimento del capitano, non va, Deruvo. Ah, peccato, buon rimbalzo di Mattia Deruvo, ma palla buttata alle ortiche e il samurai sbaglia un comodo appoggio al tabellone. 0-0, nulla da fare, 9-22 sul tabellone, partenza direi gagliarda da parte di tutte e due le squadre. Il numero 20 Salvato, Crosato dalla distanza, siderale, ferro, Tassinari, parte tutta birra, contropiede di Andrea Veleo, Tassinari inseguito da Salvato, Benzoni, Pozzelletti, palla per Priuli, balletto del totem che aggancia una palla ad altezze stratosferiche e con un passo di danza l'appoggia canestro.
risponde Padova con Tucci, blindato da Priuli. Buona partenza della Sangio. Bellissima partenza della Sangio, in particolare grandissima azione difensiva di Priuli, che ha sbilanciato l'attaccante avversario mentre cercava di prendere questo lob passatogli, ed è riuscito a sbilanciarlo quanto bastava per impedirgli di concretizzare l'azione. Davvero bravissimo Priuli, sia in attacco prima che in difesa dopo. Mattia Deruvo dall'arco, un buon tiratore, non va a ferro. Oh, 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 grande, grande. Oh, 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 oh. Mabilia con un tuffo fa una cosa, devo dire, tra la pregevolezza tecnica e l'acrobazia vera, e dà una palla deliziosa all'attaccante compagno che segna 2-2. 8 minuti sul tabellone a giocare nel primo quarto. Andrea Tassinari, mi sembra un buon Andrea Tassinari in questo inizio, voglioso di far bene. Sì, sembra un buon Andrea Tassinari, ed è questo che può servire per dare ritmo alla Sangiorgese. Vedo che possiamo fare molto male alzando il ritmo e ancora una volta filtrando con le penetrazioni nell'area. Capitano Daniele Benzoni e il suo movimento classico. Tre punti per lui, anzi scusate, due punti per lui, movimento classico. Davide, cosa dici di questo tuffo di Mabilia che ha servito un assist al compagno? Direi insolito su un parquet, su un campo di basket da vedere. In realtà non così insolito, ma comunque sempre bellissimo. Il giocatore ha avuto una prontezza di riflessi incredibile ed ha realizzato appunto che la cosa più immediata e più importante da fare in quel momento era spizzicare la palla per darla in avanti. Ha spiazzato il difensore e ha dato una bellissima palla. Ora contropiede, vediamo cosa succederà. Intanto una brutta difesa da Sangiorgese viene graziata per ben due volte dall'attacco di Padova, e il totem anche oggi si sta rivelando un punto veramente saldo nella compagine della Sangiorgese. Buon inizio del totem, 6 Sangiorgese, 2 Padova, 6:57 da giocare sul tabellone. Canelo non va, fallo su di lui. Chiama a passi Mattia Deruvo, ma fallo su Canelo, e credo si sia guadagnato un giro in lunetta. Giancarlo Canelo dell'89, primo tiro per lui. E canestro, secondo tiro in lunetta per la Virtus Padova. 4 Virtus Padova, 6 Sangiorgese, 6:52 a giocare nel primo quarto. Riparte Andrea Veleno Tassinari, manovra a palla il totem, Priuli, Mattia Deruvo, il samurai, ancora Tassinari dall'arco, buon tiratore, 3 punti per lui. Eh sì, come annunciavamo, sembra che abbia buon piglio Andrea Tassinari quest'oggi. 9 Sangiorgese, 4 Padova, duello Mabilia-Tassinari. Manovra la palla, salvato Mabilia, mismatch, Canelo non va, rimbalzo Ponzelletti, secondo rimbalzo per lui. Andrea Tassinari, Deruvo, Priuli, Tassinari, palla ancora per Priuli, il totem, duello con Tucci, non va il suo tiro. Crosato, riparte Padova, ancora Crosato, piede di Daniele Benzoni. Qualche imprecisione in attacco sia della Sangiorgese sia di Virtus Padova. Ripartenza dal fondo per la Virtus Padova con capitano Salvato, Tucci, Canelo, Crosato, ancora Salvato, il numero 20 nero verde, Tucci, palla per Crosato, marcato da Ponzelletti che è dietro, errore tecnico in difesa. Sì, c'è stato questo cambio e purtroppo quando un lungo prestante prende posizione è difficile tirarlo via, forse eccessiva foga di Ponzelletti e quindi è andato a commettere fallo. Comunque è un fallo che ci sta ed impedisce conseguenze più disastrose. In attacco è importante segnalare che la loro difesa adesso come adesso ci sta permettendo davvero tanto.
sia dall'arco sia con le iniziative personali, quindi è il caso di sfruttare questo momento. Intanto 9 San Giorgese, 6 Padova, 5:25 da giocare, riparte Andrea Tassinari, Mattia Deruvo, il Samurai manovra la palla ancora per Andrea Tassinari, Andrea, veleno, Tassinari non si avvede nel suo assist, Ponzelletti, palla dentro per Crosato e buon canestro, pessima difesa della Sangio che non rientra per tempo. Bravo Maviglia in questo inizio, ha fatto due cose veramente di importanza e di intensità che sono quelle che serve alla squadra avversaria in questo momento. Adesso abbiamo visto un fallo e giro in lunetta che serve ad allungare appunto la distanza che separa le due squadre e come sempre è una cosa solo che positiva. Daniele Benzoni, il capitano in lunetta, che si è guadagnato un fallo in attacco. Vediamo, primo tiro per Daniele Benzoni, canestro, 10 Sangio, 8 Padova, 4:55 sul tabellone, secondo tiro per il capitano e ancora canestro, 11 Sangio, 8 Padova, riparte Mabilia, buona la sua prestazione sin qui a dare ritmo alla squadra, salvato Tucci, ancora Mabilia dall'arco, si prende il tiro, non va, rimbalzo di Priuli, palla a Tassinari che riparte, Mattia Deruvo, Benzoni, palla sporcata da Salvato che mette in fallo laterale, rimessa da lato di Andrea Tassinari, esce il totem, op, a prendere per un pelo Mabiglia, gli soffia la palla, Tassinari, Benzoni, scarico per Deruvo che cerca ancora il totem, Deruvo attacca il ferro, Deruvo e fallo di Salvato, non bello questo attacco contro la zona, e ovviamente la zona, se ti prendi impreparato i rischi sono questi, sono appunto i rischi di far girare la palla e cadere nella trappola nemica. Tuttavia Sangio molto concreta in questo inizio, le occasioni che ha avute le ha finalizzate ed è questo che ed è per questo motivo che siamo appunto in vantaggio. Dall'altra parte invece San Giorgese in discesa, in difesa, scusate, un filino troppo penetrabile, nel senso che le iniziative di furore di Mabiglia, ma in particolare della squadra avversaria, proprio di energia, ci stanno lasciando sul posto e questo non deve accadere. Vediamo un'altra azione a zona della squadra avversaria. Daniele Benzoni attacca la zona di Padova, Ponzelletti dall'arco, non va il suo tiro, buon rimbalzo del totem che conferma il suo ottimo inizio di campionato, aggancia una palla in cielo e cerca di concretizzare ma subisce fallo e si guadagna un giro in lunetta, buono l'inizio di Alessandro Priuli, direi sostanzioso. 11 Sangio, 8 Padova, 4 minuti e 11 secondi, errore al primo tiro di Alessandro Priuli, vediamo la seconda esecuzione di Priuli e va a canestro, 12 San Giorgese, 8 Padova, riparte il playmaker Mabilia, Crosato riesce a uscire dalla morsa dei difensori della Sangio, ancora Mabilia manovra la palla. Intanto ha guadagnato la superficie di gioco Schiavon, il numero 5 Schiavon, Tucci, scarico proprio per Schiavon che è un buon tiratore e infatti mette a segno una bomba pesante, 11 Padova, 12 San Giorgese, Schiavon tripla per lui a 3:42 dal termine del primo quarto. Daniele Benzoni, Mattia Deruvo fatica a trovare lo sbocco, l'attacco della Sangio, Benzoni marcato da Crosato, scarico che va letteralmente alle ortiche, la Sangio fa fatica a organizzare un attacco ordinato e soprattutto mi sembra troppo macchinoso. Momento confusionario della partita, la San Giorgese ha difeso a zona l'azione scorsa e ha provato anche un raddoppio a metà campo sull'angolo, cosa che non capisco perché abbiamo una bellissima difesa uomo e facendo la zona i raddoppi li stiamo permettendo dei canestri che altrimenti a mio parere non sarebbero permessi, quindi spero che ci sia un cambio difensivo, di scelta difensiva
al più presto. Ora vediamo questa azione come verrà finalizzata. Fallo di Mattia Deruvo. Intanto doppio cambio per la San Giorgese, escono Ponzelletti e Priuli ed entrano Gorreri e Stefano Scuratti, mentre Padova mette in campo Bonetto e il numero 12 Lazzaro. Giro in lunetta per Benzoni, intanto due tiri, ecco qua cos'è successo, stavamo cercando di capire cos'era successo, è in bonus Padova, quindi il fallo su Benzoni è stato punito con un giro in lunetta. Primo tiro per Benzoni, canestro 13, Sangio 11, Padova, 3 minuti da giocare in questo primo quarto, mentre Andrea Tassinari sta confabulando qualcosa col suo compagno di giovanili. Mattia Deruvo, secondo tiro, errore per Benzoni, crossato, Schiavon, Bonetto, crossato, scarico per Bonetto, Schiavon, manovra palla Schiavon, Bonetto, buona circolazione della palla di Padova, Canelo, buona azione, è canestro e fallo, end one per Padova, 13 Sangio e 11 e 13 Padova, scusate. Davide, ho visto che commentavi qualcosa fra i denti che non ti è piaciuto. Mi continuo a chiedere perché stiamo scegliendo di raddoppiare, di fare una difesa così aggressiva, quando una difesa uomo, a mio parere, potrebbe tranquillamente avvantaggiarci. In questo caso invece la difesa del raddoppio è stata buona, abbiamo preso canestro, ma non è colpa del particolare tipo di difesa quanto della bravura dell'avversario. 14 Padova, 13 Sangio, primo vantaggio di Padova, fallo fischiato a Lazzaro su Scuratti se non vado errato, e il tiro di Benzoni non ha avuto successo, 2.22 sul tabellone e giro in lunetta per il titano Stefano Scuratti, classe 94, proveniente da Pallacanestro Cantù. In lunetta il lungo della San Giorgese, primo tiro e canestro per lui. Giocatore secondo anno alla San Giorgese, buoni i suoi progressi. Secondo tiro, secondo canestro, mentre esce un Mattia Deruvo un po' appannato quest'oggi, non so se sei d'accordo Davide, in questa prima parte un Mattia Deruvo un po' appannato, sostituito da Daringhio Simone Nuklic, classe 98, che subito va a mordere la palla e la mette in fallo laterale. Rimessa in gioco per Padova con Schiavon, il numero 5 nero verde rimette per Canelo. Oh, grande penetrazione, grande scarico, buona difesa della Sangio e... maggiore vigoria, maggiore prontezza, maggiore fame sotto canestro di Padova, portano un buon giro in lunetta per Crosato. Più vogliosi questi patavini oggi, mi sembra. Più vogliosi sì, Deruvo preferisce la difesa corpo a corpo ed è per questo che si è spento quando invece si è andato sul raddoppio, sulla difesa raddoppio per mio. Ovviamente ci saranno state delle scelte tecniche per cui si è optato per questo tipo di difesa, su cui non si può discutere. Sicuramente quello che invece si può dire è che gli avversari hanno molto più energia di noi in questo momento, e lo si è visto in particolare a rimbalzo, che è indipendente dal tipo di scelta tecnica difensiva, e gli avversari riescono a finalizzarsi, a finalizzare e a portarsi in parità. 15 a 15 a 1.59 dalla conclusione del primo quarto, attacca la San Giorgese, Andrea Veleno Tassinari, manovra la palla Benzoni, il capitano trova uno spiraglio,
Stefano Scuratti a 6 secondi dalla fine e infrazione di passi, direi ineccepibile il fischio arbitrale, non so se sei d'accordo Davide, ma il fischio era ineccepibile, passi di Scuratti che ha cambiato il perno per girare e mettersi in posizione favorevole. Crosato che si è rivelato un protagonista per la squadra padovana in questo primo quarto, Canelo attende lo scorrere dei secondi e marcato da Ringhio Nuklić che non molla, Benzoni cambio difensivo, Nuklić su Crosato, Benzoni su Canelo, molto atletico Bonetto, tiro della disperazione non va e ci perdiamo ancora una volta a rimbalzo, brutto atteggiamento a rimbalzo della San Giorgese. Come abbiamo visto però la difesa a uomo aveva portato i suoi frutti, di certo poi l'intensità a rimbalzo non è una cosa che per cui si possono fare scelte tecniche, ma semplicemente bisogna metterci la voglia e andarci. Vedremo poi le statistiche cosa ci diranno a riguardo, ma in questo ultimo periodo gli avversari a rimbalzo stanno assolutamente dominando. Sono in un momento di trend molto positivo e l'energia però a volte porta a commettere falli che sono come ossigeno per noi in questo momento. Infatti c'è sta giro lunetta per il titano Stefano Scuratti che butta le ortiche, il primo tiro libero, secondo tiro per lui, tranquillo Stefano, 17 Padova, 15 Sangio, secondo errore, Guerreri fortunatamente più veloce degli avversari, one shot Guerreri, buon tiratore dall'arco, non va, buon rimbalzo di Nuklić che lotta, bravo, bravo Simo che regala dei centimetri a Canelo ma sicuramente non regala niente in quanto aggressività, bravo Simone, classe 98, provenienza Accademia Basket Alto Milanese. Intanto esce il numero 6 Carlos Canelo e rientra Mabilia, playmaker che ha dato buon ritmo nella prima parte, Benzoni il capitano, classico movimento, fa saltare a vuoto il giovane Bonetto e subisce fallo e giro in lunetta ancora per Daniele Benzoni. Due tiri buttati alle ortiche per la San Giorgese, 49 secondi, 17 Padova, 15 San Giorgese. Daniele Benzoni, primo tiro, la retina non si scuote neanche. Secondo tiro e secondo canestro, questa volta la retina alza il sopracciglio e il capitano è sempre chirurgico. Riparte Padova, Mabilia, buono questo giocatore, buona tecnica, Schiavon, Lazzaro, palla per Schiavon, molto atletico, riparte Lassangio, bene l'aggressività e Tassinari regala un assist delizioso al grandissimo Ringhio Nuklić che è stato il primo a farsi trovare in contropiede. E questa volta la difesa zona ha portato i suoi frutti, di certo è una difesa che può portare i suoi frutti, gli avversari hanno fatto una zona che ci ha permesso di andare in lunetta e segnare due tiri liberi, questo ha invertito parzialmente il trend della partita e ha permesso alla difesa zona di essere efficace, cosa che altrimenti non avrebbe potuto fare. Bene, riprendiamo il comando della partita, della gara, riprendiamo il comando della gara con San Giorgese 19, Padova 17, 32 secondi da giocare sul tabellone, il Ringhio Nuklić protagonista di una transizione efficacissima, si è fatto trovare pronto a ricevere l'assist di Andrea Veleno Tassinari e due punti importanti proprio nel momento in cui Padova stava alzando la testa e stava prendendo il comando del gioco. Due buone cose della San Giorgese rimettono ancora in corsa i blu arancio, mentre c'è stata un'altra sostituzione per la San Giorgese, è entrato Francesco Toso, classe 96, al posto di Stefano Scuratti. Scuola Olimpia Milano, Francesco Toso. Mentre manovra Mabilia per Padova, su di lui ringhia, cattivissimo Simo Nuklić.
E quando Simo Luglic ringhia non c'è niente da fare, palla riconquistata. Ricordiamolo, classe 98, oggi lo vediamo in forma smagliante, ha dato, devo dire, una svolta al primo quarto della Sangio. Bravo Simo. Sì, e la zona per funzionare ha bisogno degli elementi del genere, vedo degli elementi molto aggressivi che poi quando si arriva sul culminare dell'azione riescano a mordere l'avversario, a fargli perdere la palla. Ora ultimo tiro sbagliato e finisce qui il primo quarto. 19 Sangio, 17 Padova, un punteggio direi piuttosto alto in questo primo quarto, 19-17, vedremo cosa ci riserverà la seconda parte del primo tempo. Direi fino a questo momento una Sangio buona sotto certi aspetti, sotto altri o ancora un pochino deficitaria, un po' forse ancora intimidita e un po' intimorita dalla prestazione di Vicenza. La Sangio ancora non riesce a spiegare completamente le ali e a conquistare il controllo completo del gioco.